Arnautovic KO e l'Inter si scopre corta in attacco. Io però adesso stavo sbirciando in pubblicità, stavo un po' sparlando con Michele e ho scoperto che lui non si trova pienamente d'accordo, ma nel senso buono, perché hai una giustificazione a Sì, no, questa nel senso cosa che qui, nel questa. senso che i tifosi non devono temere. No, nel senso che nel calcio di oggi le rose non sono più né di 15 né di 16 e nemmeno di 18 con due primavera, sono di 25 non a caso perché si gioca sempre, si gioca troppo. Questo però purtroppo è un problema che c'è che bisognerebbe cambiare alla base come calendari e vediamo che chi vince il campionato. Lo disse Spalletti l'anno scorso, oggi lo vincono le rose. Tu devi essere titolare dei minuti che fai. Gianluca si ricorderà questa frase che secondo me è molto indicativa del calcio di oggi. Oggi vai a vedere il Napoli, mancano i due centrali dietro, la Juve si è rotto Alexandro, al Milan si è rotto Krunic, all'Inter si è rotto Arnautovic e alla Roma si è rotto Renato Sanchez. Cioè, e vai avanti in tutta Europa, è così. Quindi devi essere un po' fortunato perché ci sono degli anni in cui magari capitano tutti nello stesso reparto. L'altra abilità deve essere quella di ruotare, di fare i cinque cambi, di fare il turnover e di costruire una rosa che possa essere omogenea. Questo è stato l'obiettivo forte dei dirigenti dell'Inter dopo che l'anno scorso hanno perso Brozovic 6 mesi, Skriniar 6 mesi, Lukaku 6 mesi, hanno provato a costruire una rosa omogenea. Poi si è visto che comunque omogenea non può mai essere, ma è il più possibile. Allora quest'anno l'Inter ha provato a prendere Lukaku. Lukaku per tanti motivi non è arrivato, ha messo quei soldi soprattutto su un difensore e poi ha costruito un centrocampo molto folto. Adesso per rispondere alla domanda di Marianna, quando mancherà un altro, perché Inzaghi e Marotta oggi hanno già detto non si torna sul mercato. Inzaghi ha detto io giocherò sempre con le due punte, quindi alternerà i tre, Sanchez, Thuram e Lautaro. Se però ne viene a mancare un altro per squalifica, per febbre, per infortunio, diventa la coperta corta davanti. E che succede? L'Inter ha tanti trequartisti quest'anno, Klaassen che ancora non abbiamo visto, Mkhitaryan che lo ha sempre fatto in carriera, lo stesso Sensi che adesso è fuori ma dovrebbe tornare sabato. Ma anche se vogliamo Calhanoglu, Barella, Frattesi, sono tutti centrocampisti che possono giocare benissimo in una squadra con il 3-5-1-1, che per esempio Inzaghi faceva nella prima Lazio, lui metteva Luis Alberto non nei centrocampisti con Milinkovic-Savic, ma lo metteva dietro Immobile. E quindi secondo me quella è la prima soluzione in caso di ulteriore necessità. Poi oggi gli esami hanno evidenziato questa distrazione, diciamo, Medio grado livello. medio, quindi diciamo che il calcolo dovrebbe essere intorno ai 2 mesi. Ci sono due soste di nazionali, una a ottobre e una a novembre, quindi sono 7 partite di campionato fino a Juve Inter del 26, che è la 13ª giornata, 3 di Champions. Diciamo che se non succede qualche altra cosa in attacco, certo, Lautaro e Thuram adesso li devi mettere in una bella In cristalleria. una teca. Ecco, se nelle partite in cui stai vincendo devi essere chirurgico a fare le rotazioni. Purtroppo le pause delle nazionali da una parte ti danno una mano perché Arnautovic può recuperare, dall'altra però devi sempre aver paura quando partono i sudamericani, perché poi quando Di vanno non dall'altra perdere parte del mondo. ulteriori Quindi fedina. questo è, però ripeto, tutti hanno questo problema, anche il Milan adesso non è il regista. Quindi stai dicendo che non è un problema quello di È un Arnautovic? problema con cui bisogna convivere e io non ricordo mai, mai, negli ultimi anni, una squadra che ha tutti e 23 tutti disponibili. Non esisterà mai, non ce la fai, proprio Sei c'è d'accordo, una scommessa. Paolo? Sono d'accordo, specialmente negli ultimi anni, perché i club italiani non possono permettersi delle rose doppie. E quindi queste sono situazioni fisiologiche. Secondo me una squadra come l'Inter, sotto Settlement Agreement, ha fatto dei miracoli in questi anni e soprattutto quest'anno. Poi, secondo me, si può discutere sul ritorno di Sanchez, che però non è il tema adesso perché stiamo parlando di Arnautovic, infortunato. È chiaro che dovendo fare un po' le nozze con i fichi secchi non ti viene sempre tutto bene. Se vai a prendere dei giocatori nello stesso reparto, due ultra trentenni, fisiologicamente ti metti più nella condizione o che si facciano male o che abbiano tempi di recupero più lunghi. Però i club italiani sono tutti corti. Cioè, Sì, ma anche all'estero, Paolo, il grande Real Madrid che non ha preso Mbappé ha Joselu, che è un ultra trentenne, punta. Ha Vinicius che adesso si è rotto, perde il derby con l'Atletico Madrid, le aveva vinte tutte, però si sta inventando Bellingham falso 9. Sì, però non credo che sia per scelte finanziarie, credo che lì No, sia una no, no. valutazione, non sono riusciti ad anticipare Però l'arrivo di 4 punte per due Mbappé. maglie nella rosa ci sta. Cioè, No, 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 dipende però chi prendi? dopo i due Cioè, titolari no, quali no, sono gli cioè, altri per esempio due. l'altra alternativa era Zapata che ieri ha segnato, io per esempio ero io dicevo quando se n'è andato Lukaku, dobbiamo prendere Zapata 2 estati fa.
perché è diciamo un simil Lukaku. Poi avrei sbagliato perché Zapata negli ultimi due anni ha fatto peggio di Dzeko, anche avendo meno anni si faceva male. È per questo Marotta temeva questo aspetto. Lui per esempio Spinazzola quando doveva fare il contratto Arnautovic però non era che era uno che era però l'anno scorso ho visto il curriculum, anch'io avevo paura di Arnautovic perché l'anno scorso me lo ricordavo che con Thiago Motta era spesso fuori, però sono andato a vedere, non erano problemi muscolari, una volta il piede, una volta la caviglia, erano problemi non muscolari. Però come diceva Paolo prima, se vai su un altro 32, 33, 34 è normale, cioè sì, perché magari non è muscolare, però hai tendini e cartilagini che sono più consumati. Però ieri ha fatto, è entrato al 71esimo, cioè non è che aveva fatto questo trasporto. Ma non è una critica, dico che è un dato di fatto oggettivo. Ha risposto a Maurizio, cosa ne pensi? Dico che i club italiani tutti vanno incontro a queste situazioni, ovviamente diventano più evidenti, più lampanti in club come l'Inter, che sono impegnate su tre fronti e che tu ipotizzi. Però Paolo, che quest'anno l'Inter si è fatto tanto parlare, e secondo me anche è giusto, di dire che la rosa dell'Inter è quella più omogenea delle altre. Io anche le Inter forti degli anni di Mancini e di Mourinho non ricordo una panchina, io non so se l'Inter è la più forte, però so che la panchina dell'Inter è più forte delle altre. Infatti, se mai ascoltato, ho detto che bisogna fargli complimenti perché sotto fair play finanziario due anni che riesce a fare, quest'anno in particolare, cioè da allestire una rosa. Col gioco di Inzaghi lo puoi mettere il trequartista a giocare, anzi lui con Dzeko preferiva Dzeko a Lukaku, che è più trequartista di Lukaku, è meno punta. Quindi tu puoi anche in caso di necessità alternare Lautaro e Thuram, così non rischi, e cioè, mettere dietro che fai questi centrocampisti. Bisogna veramente capire se è verità, secondo me lo verificheranno in queste partite prossime. Come ha detto Marotta, che non prenderanno nessuno, adesso portano Sar dalla primavera, no? Sì, ma Sar viene dopo i classe nei Mkhitaryan seconda punta. Sì, no, ma numericamente. Sì, voglio vedere se continueranno a far bene, secondo me davvero non prendono nessuno. Perché se poi tu vai a vedere i nomi degli svincolati, si è parlato di Papu Gomez, Papu Gomez, Okaka, addirittura. No, sì, ma cioè, Papu Gomez è un Sanchez, cioè non è un Arnautovic. Sì, è chiaro, 35 anni. Sì, però diciamo che lì il rischio di infortunio si alza ancora di più. Certo. Però a quel punto tu dici, tanto vale provare con un primavera. Sì, che ti faccia numero e provi delle soluzioni alternative. Ragazzi, una Klassen è un giocatore di livello internazionale, ha fatto 0 minuti. Vuol dire che a centrocampo ne hai tanti che puoi sfruttare. Però Inzaghi sarebbe disposto a fare un cambio modulo importante. Lui ieri ha detto, giocherò sempre con le due punte fin quando ne ha almeno tre. Se poi se ne fa male però un'altra, per tutelarle, secondo me se se ne fa male un'altra cambia, sì. Solo se si fa male. Ma l'ha già fatto l'anno scorso Inter Genoa 4-0 la prima giornata, o due anni fa, 4-0, mise Sensi che poi partì trequartista, oppure nella pausa del mondiale l'anno scorso Mkhitaryan nella tournée giocava ma sempre. Ma Sensi come sta? E Sensi di nuovo si è fermato. Ma che ormai è una fissa. Lo so. E infatti proprio per questo hanno preso Klassen, perché non si fidavano di Sensi. Infatti Sensi non è in lista UEFA, Klassen sì. A centrocampo, allora, in attacco sono poi le liste Champions, quelli sono i posti, l'Inter li ha sfruttati tutti, quindi anche c'era, se prendi un altro giocatore, l'Inter ha Sensi e Agumè fuori dalla lista Champions, perché c'è un limite. Quindi, ripeto, cioè, secondo me a centrocampo c'è tanta abbondanza anche a livello qualitativo e devi essere bravo a sfruttare quell'abbondanza in caso di necessità in attacco. Sono pure scelte fatte in estate, c'era chi diceva io spendo 30 milioni 25 su Taremi e non su Pavard, perché in attacco è più importante avere uno che mi dà una risposta sicura. Loro, Taremi, 31 anni, fa la Coppa d'Asia, insomma, hanno preferito puntellare la difesa. Era un'alternativa alla fine dell'anno. E comunque Pavard si sta comportando. Pavard ha fatto due partite molto buone, ma io non avevo dubbi su Pavard, perché spendi 30 milioni su un difensore, campione del mondo, il curriculum che ha. Marcello, tu pensi che l'Inter, arrivato a questo punto con a punteggio pieno e tutto quanto, sia davvero l'ambita per la vetta del campionato, oppure come gli anni precedenti dove magari partiva effettivamente bene poi potrebbe essere rimontata, come era già successo noi non abbiamo, come diceva prima Gianluca, non è che abbiamo le effemeridi, non abbiamo la sfera dove vediamo il futuro. Noi dobbiamo ragionare sempre sull'attualità. Al momento l'Inter è sicuramente la squadra più forte del campionato, con tutti i reparti, cioè, perché anche quando non gioca in maniera brillantissima, eccetera, però, per esempio, ad Empoli ha dominato lo stesso la partita e l'ha portata a casa.
Quindi io ritengo che nel campionato italiano l'Inter sia molto forte. Poi non so quello che potrà succedere, se succede di nuovo come 2 anni fa, che Inzaghi implode, sbaglia qualcosa, gli mancano dei giocatori, come adesso gli mancherà Arnautovic, se perde anche Sanchez rimane con 2 sole punte, cosa succederà? Al momento sì, al momento è la più quotata, però io ho visto anche un'altra Inter, Io ho visto l'Inter di San Sebastian, quell'Inter lì non mi è piaciuta per niente. Quindi, siccome si dice sempre, perché poi è l'Europa che giudica, me lo sono sentito dire per anni, beh, allora vale anche per l'Inter, e dobbiamo dire che l'Inter a livello italiano è fortissima. A livello europeo qualche difficoltà ce l'ha. Sembra quasi l'antitesi dell'anno scorso. No, vabbè, ho capito, però quella è una partita. Se gioca sempre così non passa nemmeno il girone. Sono d'accordo con Marcello, ha fatto una partita dove è stata centrifugata l'Inter. No, ma lì infatti ti ha insegnato che se l'Inter attaccata alta, con aggressività alta, va in difficoltà. No, ho capito, aspetta, però attaccata alta anche con dei giocatori. Ma non è normale, Michele, non è normale che vada centrifugata la squadra al momento più forte in Italia. No, ho capito. La squadra più forte in Italia, che appena tritato il Milan, il Milan va a fare quella partita lì, ma Gianluca, non può essere proprio questo la motivazione, cioè il derby che ha distratto tutti, sono arrivati scarichi. No, al di là del fatto che sono arrivati scarichi, che probabilmente Inzaghi ha provveduto, ma era necessitato a farlo, a un turnover esagerato, non leggero, ma un congruo turnover, perché ne ha cambiati, se non sbaglio, Michele, ne ha cambiati 4-5 se non sbaglio, e quindi 5, vedi, e quindi l'ha pagato, è stato anche molto criticato per questo, no? Perché poi uno fa il turnover e viene contestato, poi non lo fa e dici ma perché, poi lo sono stanchi e non fanno 3 partite, questa è la solita diatriba. Queste partite erano le 7 in 21 giorni prima della sosta dell'8 ottobre, quando si giocherà l'ultima partita prima della sosta nazionale, ma è normale che devono fare gestione. Gli è andata bene Inzaghi, che ha trovato il gol con Lautaro Martinez, ma io sono convinto che le rotazioni, le turnazioni vanno fatte, perché sennò questi si ammazzano. Guarda gli infortuni che stanno accadendo da un punto di vista muscolare. Oggi c'è un bollettino di guerra, oggi c'è un bollettino tra Milan, Napoli. Ha ragione Vigliotti, cioè le turnazioni vanno fatte, perché sennò questi si ammazzano, e va benissimo. Però tu devi anche calcolare che io ho una partita che ho giocato, allora io ho giocato col Milan sabato alle 18, sì. Rigioco il martedì, mercoledì sera gioco a San Sebastian, tra l'altro domenica con chi gioco a Empoli, l'ultima in classifica. Beh, perché devo fare questo? No, però Marcello lui l'ha spiegato, perché Michele, due secondi fa hai detto che l'Inter, fammi finire, porca miseria. Fammi finire, porca miseria. Allora, perché poi mi perdo anche il filo. Scusa, abbi pazienza. Non sei studio, sono fuori. Ho lo stesso problema di Vigliotti. Abbi pazienza. Allora, cioè, io ho anche notato un'altra cosa: che anche quando sono entrati quelli bravi, cioè Lautaro, Barella, Thuram, è che il gioco è migliorato, eh. Hai fatto gol per fortuna, che lo stesso Frattesi adesso abbiamo avuto culo, perché io ho fatto un tiro e l'altro si è trovato lì, l'ha deviato, perché sennò la perdevamo sta partita. Quindi non è che anche quando sono entrati sì gli altri, però è vero pure che negli ultimi 20 minuti un gol annullato giustamente fuori gioco, però Inzaghi ha risposto a questa domanda, poi il gol e poi un'altra occasione da gol, però 3 Maurizio Inzaghi ha risposto a questa domanda, cioè lui ha detto se avessi potuto ne avrei cambiati anche di più. Perché sono arrivati in condizioni a rischio. Perché abbiamo appena finito di dire che avete la rosa che si entra. Allora, per me i 4 cambi che erano i 2 difensori più Carlos Augusto hanno fatto la loro buona, tra i pochi che si sono salvati a San Sebastiano. Aslani era obbligato perché Çalhanoğlu era infortunato, per me ha fatto un errore quando ha valutato Arnautovic per Thuram, perché con una difesa che si sapeva che sarebbe venuto a pressare la Real Sociedad, andava meglio Thuram che non Arnautovic. Ma al di là di quello, la squadra è arrivata mentalmente, forse inconsciamente, ma
non ha approcciato proprio dall'inizio bene la partita. E quelli lì non sono una squadra da sottovalutare. Arrivavano dopo 10 anni in Champions, c'era un ambiente caldissimo, sono passati in vantaggio dopo 3 minuti e si è creata quella, tanto che loro sono andati sulle ali dell'entusiasmo, a 10 minuti dalla fine avevano i crampi tutta la Real Sociedad, l'Inter per poco con 5 minuti riesce a fare due gol. Secondo me allora, in questo momento sai cos'è? Il giocatore insostituibile dell'Inter è Çalhanoğlu, insomma, in questo momento. Perché Aslani, se perde perché l'Inter, Aslani, perde Çalhanoğlu, non è uno d'esperienza, però comunque il 40% sì, su questa ragione, ma non è uno d'esperienza. Allora, Aslani, detto questo, eccoci di nuovo insieme. Allora, è tornato il mio compagno di Stasera Moviola. Stasera è un continuo alternare. È quasi un idilio. No, adesso guarda, ne approfitto, lo leggo in diretta, Gianluca mi segnala giustamente le designazioni per questo turno infrasettimanale, lo dice prima, no? In modo da tenere le antenne ben dritte. Allora, Giua va a Juve Lecce, quindi uno della lista nera di Gianluca, Fabbri va a Lazio Torino, e Frosinone Fiorentina la fa Forno. Quindi attenzione a queste tre partite, allora, giusto Gianluca? Io che torna. Convocherei Maurizio per fare il processo mercoledì, anzi, che giocava Juve Maurizio, domani. Qua giovedì è ora... No, mercoledì perché c'è Juve. In realtà è giusto, è venerdì quando c'è casa Biscardi, perché il turno infrasettimanale finisce giovedì. Esatto. Quindi è perfetto. È perfetto. Allora, no, abbiamo ancora da vedere la cosa importante di su Juve Lecce. La cosa importante su Juve Lecce è che la cosa importante su Juve Lecce, per tranquillizzare Marcello, e che c'è Maresca al VAR, quindi dirige Maresca al VAR, Giulia. E poi c'è Furno che torna dopo, credo che torni dopo il mitico Juventus Bologna, che poi la colpa fu tutta di Furno al VAR, che non vide il famoso rigore, quindi torna dopo non so quanto tempo anche Furno. Come dimenticare. Quindi non è durata tanto la sospensione, diciamo, per Furno. No, vi volevo far vedere ancora un paio di cose. La prima riguarda Empoli-Inter. Siccome da ieri sui social, su internet in generale, insomma, è stata rilanciata molto questa ipotesi di un gol dell'Inter irregolare per un fuorigioco di bastoni. Volevo mostrarvi realmente cos'è accaduto. Intanto con il like di Leao, diciamo. Sì, con anche un like di Leao. Galeotto. Allora, andiamo con le immagini. Il gol di Di Marco intanto è splendido, c'è poco da dire, insomma, un sinistro meraviglioso. Palla sotto l'incrocio, ma tra poco lo vedremo, c'è una posizione di bastoni che da questa immagine, no, sembra, ecco qui. Allora, chiedo alla regia se possiamo fermarci qua un secondo su questa foto. Questa è la foto che stava circolando sui social, eccola qui. Quindi si vede bastoni che da questa prospettiva sembra impallare Berisha. E quindi qui, no, verrebbe da dire il gol è irregolare perché bastoni da fastidio a Berisha. Andiamo avanti però, la prossima foto che abbiamo scelto per spiegare, ecco qui già ci viene un dubbio, perché vedete che, l'abbiamo ingrandito, c'è la gamba di Ebuei che probabilmente tiene in gioco bastoni. Io dico probabilmente perché la prospettiva esatta da qui non c'è, ma secondo me si capisce che la posizione è regolare. Ma ad ogni modo, e andiamo alla terza foto, qui il caso proprio non si pone, perché lo vedremo tra pochissimo, bastoni non impalla la visuale di Berisha. Guardate dov'è bastoni, abbiamo messo una freccia, numero 95 dell'Inter è lì, Berisha vede partire il tiro, o meglio non lo vede perché ha davanti dei giocatori, ma non sono in fuorigioco, sono giocatori in posizione regolare. Quindi questo è proprio un tipico caso, qui so che con Bargigia troverò una sponda, è tipico caso da social che in realtà non esiste. Bravo. No, ma ti voglio aggiungere un giorno, ti voglio aggiungere anche un altro particolare, che è un discorso che potremmo fare più possiamo ampliarlo anche rispetto a quando ci fanno vedere i fuorigioco che dicono che sono indiscutibili, quelli del VAR. Sì. Guarda un po' l'operazione. Possiamo vedere la prima immagine? Della foto, dici? Della foto, benissimo. Questa prima immagine, come vedete, c'è il cerchietto sul pallone fermo, lo vedete? Sì. Sul tiro di Di Marco. Di Marco. E c'è l'immagine del cerchietto di Bastoni. Come tu vedi, Bastoni è fermo mentre gli altri sono in corsa. Sì. Questa immagine, non dico che è una fake, ma quasi, perché se tu vedi quando tira Di Marco, guardatelo, il pallone è già in movimento, è già staccato dal piede di Di Marco. Quindi non dovrebbe essere questo il momento in cui viene ripreso,
ma dovrebbe essere ripresa almeno 3, 4, 5 sì, fotogrammi indietro. Questo vuol dire un metro di differenza. Ma non è che si vede tanto, è staccato lì il pallone. No. Se vedi la prima immagine è staccato, non questa immagine. La foto precedente, nella foto precedente, eccola qui. Vedi che il pallone è già in movimento, c'è aria tra il piede. Questo però non è, tra il piede di Di Marco. Non è una foto del VAR, questa è una foto pubblicata dai tifosi. Sto dicendo che anche al VAR devono stare attenti certo. Non ho detto che è una foto del VAR. No, perché tutto ieri è girata la cosa che l'Inter avesse avuto un favore arbitrale clamoroso, io per questo lo dico. Ma la cosa più delirante è la moviola via social, dai. È una delle cose più orrende che si possano... Ma cioè di un becerume pazzesco. Io non ho molta stima, te l'ho detto, dei tifosi che fanno gli opinionisti, commentatori, giornalisti, perché se no, cioè, questa è l'operazione trasparenza, ha un senso, e farebbero quello di mestiere. Va bene, però possono parlare a ruota libera. Ma su queste robe qua, con le immagini, sai come le puoi manipolare e montare e spostare? Sì. È una roba proprio folle, secondo me, folle. Comunque noi siamo qui a fare chiarezza anche in questi casi. È una funzione didattica anche, ovvio, è importante. Sì, però non lo facciamo una settimana dopo. No, lo facciamo subito, hai ragione, noi non aspettiamo una settimana. Non l'ha digerita ancora. No, magari tra una settimana però avrai un audio e scoprirai qualcosa che ti illuminerà. No, assolutamente. La battaglia giusta quella di Maurizio, perché se fosse vero, guarda, mi è capitato proprio l'esempio clamoroso. Se fosse vero questo, allora per una settimana ci starebbero a raccontare su tutti i social questa sciocchezza. Se invece fosse intervenuto il giorno stesso Rocchi, questa sciocchezza non circolava. Esatto, appunto. Sì, sì. Ma non possiamo escludere che poi nel tempo succeda questo. Certo, però chiudeva il discorso, ma hai ragione. Anche tra di noi. Però Mauri, abbiamo aspettato tanti anni, adesso inizia questo format, magari nel giro di una stagione si abbrevieranno anche un po' i tempi. Addirittura il mio sogno è sentirlo in diretta allo stadio, sarebbe bellissimo. Sentirlo allo stadio, in televisione, quantomeno come succede nel football americano. Mentre stai guardando la partita, viene aperto l'audio della sala. Ma anche nel rugby, ma magari un giorno se tu ti stai vedendo adesso i mondiali di rugby. Però ecco, didatticamente Maurizio su questo possiamo essere d'accordo. Ieri sera si è capita una cosa, e Rocchi l'ha spiegato benissimo. Tu dici il tifoso lo può sentire anche allo stadio, siamo pronti o non siamo pronti? I giocatori oggi che sanno che è inutile che tu vai là nell'orecchio dell'arbitro perché lo mandi in confusione e provochi magari un errore. Quindi perché il giocatore non inizia, il professionista, ad aspettare? Dici tanto stanno decidendo, io pensavo... Ma guarda che se tu vedi adesso, ci sono quando decide il VAR, per esempio sul gol, i giocatori stanno tutti e non dicono nulla. Sembrava che i giocatori stessero un po' a poi, invece adesso sono partiti che vanno dall'arbitro mentre va al monitor, vanno prima di dall'arbitro e lui continua a dire, avete sentito gli audio ieri sera? Basta, aspettate, fatemi capire, fatemi sentire, deve perdere tempo ad allontanare questi qua che non vogliono capire che se ne devono andare. Anche l'adrenalina della partita, però c'è il momento, insomma, l'agonismo. È sempre il tuo ragazzi.